Questa prima serata del Pistoia Blues 2012 siamo in compagnia di Maurizio Geri and Swintet, una formazione, possiamo chiamarla toscana, tutti gli effetti, con qualche evento insomma, sì, preso in prestito da fuori. Siete una formazione che per il Pistoia Blues è particolare perché mescola più generi e ha portato anche un po' di Oriente, di Balcani. Come mai questa simpatia per il suo sono suonatore? Anni che lo Swintet nelle sue multiformi formazioni, che sono cambiate nel tempo, da circa una ventina d'anni, lavora sulla... L'impronta è stata quella di Django Reinhardt, chitarrista maestro insomma di tutti i Manouche, che sarebbero gli zingari francesi. Da lì diciamo è stato il là, è partita l'idea. L'idea comunque di fare sempre cose nostre, cose originali, piuttosto che andarsi a misurare con i brani standard, dove ovviamente ci sono degli esponenti insomma, in Europa molto validi e che sono loro i maestri dello swing manouche, no? Quindi noi abbiamo sempre cercato una nostra strada e ultimamente abbiamo fatto anche delle canzoni originali, dei brani che sono un po' a cavallo, un pochino a cavallo fra la nostra tradizione, la tradizione zingara, insomma, una canzone d'autore. Ma vedevo anche delle citazioni colte, come, non so, un glissato alla Gershwin. Ognuno poi, di noi, mette quello che è il proprio bagaglio, insomma, quello che studia, da dove arriva, insomma, dove proviene, insomma, sì, sì. Non rinneghiamo, per esempio, Michele non rinnega il liscio assolutamente, lui ha iniziato a suonare fin da piccolissimo il clarinetto, suonando liscio, e non si vergogna assolutamente a dirlo, insomma. Alla fine è la nostra musica popolare, quindi ecco, diciamo siamo abbastanza, ci sentiamo abbastanza aperti, non abbiamo pregiudizi di solito. So che voi state per uscire con un disco a settembre? Allora il disco doveva essere pronto per oggi, ma per un problema di sciopero SIAE i bollini non sono arrivati e quindi non ce l'abbiamo, infatti stasera sarebbe stata una buona occasione. Quindi un release party. Il disco arriverà entro 3-4 giorni, ma l'uscita è prevista per fine agosto, perché è comunque il periodo migliore per tanti motivi. E questo disco raccoglierà appunto i vostri pezzi? Sì, ci saranno canzoni, ci saranno un po' il nostro repertorio, insomma, alcuni standard, ma pochi, molto arrangiati, molto, molto rivisti da noi, attraverso insomma, il nostro suono. Ah, vi è mai venuta l'idea di aggiungere, non so, anche come ospite la presenza di uno strumento medio orientale, insomma, mi verrebbe in mente l'oud, ma qualsiasi altro strumento che richiami la tradizione? Per adesso no, però chissà. Insomma, la world music, comunque riuscite a portarla avanti con la vostra formazione? Sì, diciamo che ecco, per adesso già è difficile riuscire a arrangiare. Insomma, per una formazione di questo tipo che non è tipica, non abbiamo batteria, abbiamo una strumentazione che volendo funziona acusticamente bellissimo, attorno a un tavolo, per dire, sarebbe meraviglioso, no? Quando vai a amplificarla diventa sempre comunque una forzatura che ecco, c'è un po' questo, no? Questa cosa va da... Però... Ma parchi così grandi li avete mai visti? Sì, siamo stati a Samoa nel 2000, abbiamo fatto il festival più grande nel mondo di musica zingara, Manouche, non zingara, proprio dedicata a Django Reinhardt, credo che sia quest'anno la 36esima edizione. E nel 2000 siamo stati l'unico gruppo italiano fino ad oggi a partecipare a quel festival, facendo quello stile, sul palco centrale. E poi altre 20 anni abbiamo girato. Ciascuno di noi ha poi insomma una buona esperienza internazionale anche su. Ecco. Insomma, avete fatto tanta strada e tanta strada mi aspetta ancora. In bocca al lupo. Grazie, crepi. Speriamo di rivedervi anche. Fate un salto a Pisa, sarebbe bene, insomma, farvi conoscere al nostro pubblico. Grazie mille. Grazie a voi.